Benvenuti nel nono episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Blind Forest Definitive Edition, registrato su PC a 4K a 60 fps. Nello scorso episodio avevamo superato tutto il bosco nebbioso. Quasi tutto, ci manca giusto una parte lì a cui non possiamo ancora arrivare, perché ci servirebbero delle altre abilità. Ma avevamo diradato la nebbia che ci impediva di raggiungere il sigillo Gumon. Lo abbiamo preso, eccolo qui. Il sigillo Gumon è la chiave per accedere alle rovine abbandonate, che sono qui sotto. Dovremo scendere planando in questo tetro burrone. Senza ulteriori indugi, io nel frattempo off camera sono uscito dal bosco nebbioso e sono tornato qui per ricaricare le energie, ed ora si scende. Ovviamente planando. Se non ricordo male, qui c'è anche qualcosa da prendere. Vediamo un po'. Esattamente. Hai trovato un frammento di mappa di pietra. Riportalo a una mappa di pietra per sbloccare una nuova area sulla mappa. Cosa che noi sappiamo già. Io intanto qui salvo. Iniziano già i bombardamenti. Noi rispediamo tutto al mittente. Ecco fatto. E qui sotto c'è un altro mostro da uccidere. Sentite anche il rumore scrosciante delle acque. Allora, dato che abbiamo 3 punti abilità, direi di sbloccare un'altra abilità. Dimezza il costo della fiamma caricata. Potrebbe essere utile, più che altro per arrivare qui, ad usare la rapidità in aria. Un'abilità che ancora non abbiamo e che si sbloccherebbe nella zona del DLC, che faremo probabilmente poco prima di fare l'ultima zona del gioco, perché lasciarla per ultimo non ha molto senso. Anche se ci devo pensare, perché fare il DLC prima vorrebbe dire rompere alcune parti platform dell'ultima mappa, perché non si presume che tu abbia abilità quali lo scatto. Però farlo dopo sarebbe del tutto inutile, perché ti permette di potenziarti, di avere nuove abilità per poi fare niente, perché il gioco l'hai già finito. Perciò ci penso un attimo. Nel frattempo continuiamo con questa parte qui del ramo dell'abilità. Aia. Guardate come saltano le rane. Sì, mi hanno ucciso praticamente. Rane maledette. Vai, salviamo. Qui possiamo salire? Forse no. Non ancora, però possiamo planare. O meglio, sì, possiamo salire in realtà. Però ci serve un aiutino per arrivare lassù, eh. Un aiutino che avremo tra 2 o 3 episodi, sicuramente. Qui si attiva una sorta di shortcut, che come vedete ci permette di arrivare da quest'altra parte, qui, nella Valle del Vento. Abbiamo semplicemente aperto uno shortcut. Ed ora dobbiamo tornare. Ok. Dobbiamo andare da questa parte. Non avevo visto le spine, letteralmente non le avevo viste. Niente, rifacciamolo. Io comunque ho già perso tutta la vita, bene così. Ok, pensavo di evitarlo, sinceramente. Vai, rifacciamolo. E stavolta però dobbiamo essere un po' più bravi. Esattamente. Salvo qui. Distruggiamo quel mostro. E qui si può prendere dell'altra energia. Salvare di nuovo. E scendere. Si inizia ad andare sempre più in basso. Possiamo usare questi mostri per distruggere queste barriere. E prendere un altro frammento della mappa di pietra. Altrimenti ci conviene proprio buttarli via questi, perché
fanno davvero male. Se ti prendono, quasi sicuramente ti one-shottano. Però lui ci serve anche per rompere questa parte qui. Dobbiamo attirarlo. Vieni, bro. Hop. E forse ce ne serve anche un altro per rompere quella parte là. Quindi proviamo a farlo. Che se non sbaglio là c'è una sfera d'energia. Vieni bro, vai vai vai. Vediamo se ci arriva. Oh, è il primo colpo. Too much strong. No, c'è. Ok, la mappa di pietra. Per poter sbloccare questa zona. Guardate quanto è ampia. Ok, e qui non dovrebbe esserci nient'altro. Intanto io, scusate, controllo che stia registrando. Sì, ok, sta registrando. Perché dopo il fail del sesto episodio nell'albero Ginso, insomma, questo è un meccanismo che non possiamo ancora attivare. Vi spoilero che questi meccanismi si attivano con l'abilità che si prende nel DLC. Quindi anche in quel caso, appunto, prenderla mi consentirebbe di attivare una sorta di abilità. Di prendere molti più punti abilità. Quello lo distruggiamo. Inizia ad esserci del ghiaccio qui. Guardate anche questi nemici che sono ghiaccioli. Guardate quanto è forte l'attacco terra. Eh sì, qui ci sono davvero dei ghiaccioli. Aia! Ecco fatto. Salviamo. Forse tu però posso portarti qui per attivare quella leva. Vieni, Rana. Grazie. Grazie a lei, signora Rana. Esattamente, ed era quello che dovevamo fare. Tra l'altro. Ora non mi sei più utile, quindi puoi morire. Com'è spietato, Ori. Sfrutta i nemici finché gli sono utili e poi li abbandona a se stessi. Ah, questo mostro potrebbe essermi utile per arrivare là. O forse posso arrivarci comunque così. Esatto. Anche con questi vale la stessa cosa. Colpo caricato a terra. Qui sotto potremmo andarci. Ora, sì. Possiamo spaccare il ghiaccio e prendere questa sfera d'energia. Abbiamo guadagnato un altro punto abilità. E qui c'è un'altra. Hop. Però lì dentro non possiamo ancora andare. E vedrete il perché più avanti. Sentite anche la musica. Un tempo un luogo verde e rigoglioso. Ora ricoperto di ghiaccio. Quelli che non fuggirono pagarono con le loro vite. Stiamo per entrare nelle rovine abbandonate. Qui abbiamo esplorato praticamente quasi tutto. Quindi entriamo. Le rovine abbandonate. Ecco dove vivono i Gumon. Vi ricordate di Gumo? Quel personaggio che all'inizio era ostile e aveva rubato la vena d'acqua e poi ci ha salvato? Ecco, lui aveva rubato la vena d'acqua per un motivo specifico che scopriremo nel prossimo episodio. Costruiscono strutture stupefacenti in cui infondono la luce dell'albero dello spirito che le tiene al sicuro. Luce che se n'è andata però. Oh no. Questi Gumon sono congelati senza riuscire a fuggire. Quando l'elemento dei venti ha perso la sua luce, queste rovine si sono trasformate nella loro tomba. Macabro, eh? Gioco per bambini, d'altronde. Questa sembra scottare. Infatti fa danno, l'ho fatto apposta, eh.
noi qui salviamo e faremo metà rovine abbandonate in questo episodio e metà nel prossimo. Anche quelli scottano, quindi dobbiamo saltarli a piè pari. I Gummon erano ingegnosi inventori. Avevano previsto un futuro radioso che non arrivò mai. Guarda questo contenitore della luce. Dentro sono riusciti a conservare la luce dell'albero dello spirito. Eccoci. Noi la raccogliamo. Ovviamente, come con la lanterna che trasportavamo nel bosco nebbioso, non possiamo fare doppi salti quando ce l'abbiamo. Però guardate cosa succede. A parte che muoio come un pollo. Ok, rivediamoci questo filmatino. Sono scivolato sul ghiaccio, effettivamente. Però ecco, vi stavo per dire, con la luce equipaggiata, con la luce trasportata, possiamo camminare su quelli che sono diventati pezzi roventi, perché la luce dell'albero dello spirito li purifica. E guardate anche qui cosa succede. Inversione della gravità. Altra meccanica completamente nuova nel gioco di Ori. E una volta che siamo qui però cosa fare? Semplicemente lasciare cadere la luce che ci segue. Vedete? Ci segue. Io qui risalvo il gioco, prendo di nuovo la luce e hop! Possiamo camminare sulle zone roventi. Vedi, usa il contenitore della luce per attivare le strutture Gumon e passarci sopra senza subire danni. La gravità viene controllata in questo modo. Anche questa è una parte abbastanza ostica per i nuovi giocatori. Anche perché è abbastanza anche enigmatica ad un certo punto, per capire proprio come proseguire. Ecco qua. Qui ad esempio si deve andare. Ecco, ho sbagliato. Oddio, si riparte da qua. Quando ci si dimentica di salvare è così. Per fortuna che nel sequel questa cosa l'hanno tolta, perché è frustrante senza alcun motivo effettivo. Non aggiunge molto al gameplay il fatto che tu possa salvare un po' dove ti pare. Anzi, come vi dicevo nei primissimi episodi, quello che succede la maggior parte delle volte è che la gente si dimentichi di salvare. Vediamo se posso salvare qui. No, ok. State attenti perché i controlli sono invertiti quando siete testa in giù. Esatto, stavo per morire male. Però anche la gravità funziona per i nemici. Infatti loro cercano di colpirci con i loro proiettili, ma inevitabilmente cadono. Non possono fare nient'altro. E arrivati qui possiamo lasciar cadere. Ok, qui direi di salvare però. Perché altrimenti se si muore siamo ancora a punto e a capo. Con calma ragno, con calma ragnolo. Rispediamoli contro i suoi stessi proiettili. Sconfiggendolo così. Ecco fatto. Ed ora possiamo proseguire senza particolari difficoltà. Eccoci arrivati qua. Qui vediamo una chiave di volta di sopra, che però non possiamo ancora raggiungere, anche se potete intuire quello che dobbiamo fare vedendo il soffitto. Dovremo invertire la gravità e passarci da sopra. Ecco. Anche questa è una zona abbastanza difficile, soprattutto perché i controlli sono invertiti. E bisogna sempre stare attenti a non camminare su queste superfici calde
senza la sfera di luce. Eccoci qui. Dai! Mostro di un'ori. No! Ah, di nuovo devo sconfiggere il ragno. Ok, sconfiggiamo di nuovo il ragno. Quello era un headshot, eh? Avrebbe dovuto fargli un po' più di danno un headshot, dannazione. Oh, ecco fatto. Salviamo di nuovo così il ragno non ce lo dobbiamo più fare. E si parte. No! Dannazione, ho voluto avere fretta e non è stata una buona scelta. Dai, torna su. D'altronde, come in molti altri giochi, quando poi inizi ad avere fretta, muori molto di più rispetto a quando fai le cose con calma, cosa che succede anche in Dark Souls, per esempio. Qui si salva, si prende di nuovo l'energia. Vorrei prendere almeno quella chiave di volta, per poi chiudere l'episodio e continuare da qui in avanti nel prossimo, concludendo così le rovine abbandonate. Però ecco, questa chiave di volta qui sotto la vorrei prendere, per poi salvare sopra e continuare qui sopra nel prossimo episodio. Io vorrei farvi notare però anche la varietà che offre questo gioco. Cioè non si tratta di un semplice platform. Nemmeno di un semplice Metroidvania. Questo gioco sfrutta dannazione. Mi sono confuso con i comandi. Questo gioco sfrutta ogni meccanica possibile per ampliare il platform. E io non riesco a raccapezzarmi in questa parte con i comandi invertiti, mannaggia loro. Ok, presa. Ed ora, volendo, possiamo tornare indietro così. Ok, fatto. Quindi, qua si salva. E mentre Ori porta questa pesante luce, che però è anche la nostra salvezza, l'episodio finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere e Ori è tutto, al prossimo video!